Buongiorno a tutti, ai miei lettori, agli appassionati di cucina, ai pasticcioni come me, agli appassionati di scienza. Volevo prima di tutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della scienza della pasticceria. È un libro che è uscito da un bel po' ormai, da più di un anno, però continua a essere molto, molto discusso, molto commentato, molto, molto venduto. E uno dei motivi del suo successo io credo che sia il fatto che per la prima volta, almeno in Italia, si vede un libro di cucina con un approccio completamente nuovo, più scientifico che semplicemente un elenco di ricette. E quindi ha permesso di poter vedere delle preparazioni che sono appartengono ormai alla storia della cucina, della pasticceria, vecchissime, come il pan di Spagna, la meringhe o le crostate o altre cose, in una luce diversa, in una luce nuova. Coniugando i due mondi che mi stanno molto a cuore, cioè il mondo scientifico, io sono un chimico, e il mondo invece della cucina, della gastronomia, del buon cibo, perché si sta parlando comunque di buon cibo, non si riduce semplicemente l'alimentazione e il buon cibo a un elenco di formule chimiche, c'è anche un sacco di tradizione, di conoscenze che si sono sviluppate nel corso degli anni, e la scienza è servita a me, nello scrivere questo libro, proprio per stabilire che cosa nel corso degli anni, dei secoli, a volte dei millenni, la tradizione gastronomica ha inventato, ma così in modo empirico, senza sapere che cosa era effettivamente sensato dal punto di vista scientifico e cosa invece non è più sensato, quali sono certi vecchi consigli della nonna che non sono più utilizzabili perché la scienza ha dimostrato essere falsi, come il celeberrimo ormai sale nel meringhe che ho raccontato nel libro, non si dovrebbe usare, ed è il motivo per cui le meringhe a molte persone non vengono, perché continuano a usare questo consiglio della nonna. Ecco, quindi io volevo semplicemente ringraziarvi per il grande, grande successo. Siamo arrivati ormai alla sesta edizione. Grazie a tutti voi per la fiducia che avete accordato a questo chimico che è entrato in questo mondo e si appassiona molto. Mm.